Hai sentito la brutta notizia? Quale notizia? Ricordi Dravosd? Il villaggio di Blackthorn? Quello con la forgia? Beh, comunque, le miniere sulla strada che porta lì vomitano etere come se non ci fosse un domani. E il villaggio? È salvo per adesso, ma hanno altri problemi. Gli Akashic. Ogni creatura nei paraggi si è trasformata o sta per farlo, a quanto dicono. Zoltan e gli altri hanno le ore contate. Gli serve aiuto e alla svelta. Doris ha mandato qualche spezza maledizioni, ma non c'è molto che possano fare un paio di scout, a parte farsi sbranare. Se non agiremo al più presto, il villaggio verrà invaso. Non lo permetterò. Come immaginavo. Blackthorn lo sa. Ho pensato fosse meglio evitare. Farebbe qualche stupidaggine. Dovremmo dirglielo. No, è meglio così. Beh, ecco, non riesco a star fermo sapendo quel che succede. Ci vediamo a Dravosd. Dravosd è ancora in piedi. Per adesso. Clive! Eccoti! E gli Akashic? Sono ancora a nord per lo più. Ma stando agli scout di Doris pare che vada peggio del previsto. Ce ne sono orde intere. Ho detto a Snotty di chiudere la porta nord se serve. Dovrebbe farci guadagnare tempo. Quanto basta perché gli abitanti possano barricarsi in casa, se non altro. Ben fatto. Bentornato. Sid. Non l'avrei mai detto. Ma August se l'è fatto scappare. Chi immaginava che il salvatore di Dravosd fosse il fuorilegge più ricercato di tutto il regno? Intendi aiutarci ancora? Esatto. Pensavi di potertene andare senza di me? Blackthorn. Ah, e tu cosa ci fai qui? Uno degli scout parlava a voce alta. Non come il mio amico che voleva tenermi all'oscuro. Zoltan, quanto tempo. Quanto basta per trasformarci in due vecchi bacucchi, vedo. È così che pensi di scusarti? Idiota. Non lo ascoltare. Hai fatto ciò che ritenevi giusto. Per il villaggio e non solo. È vero, sì. Ma c'è anche dell'altro. Vulcan, il nostro maestro, non lasciò la sua carica a entrambi. La lasciò a me, il miglior fabbro di Dravosd, a parte lui, ovviamente. Una tradizione del cazzo, secondo me. Se qualcuno ha talento, devi lasciarglielo coltivare e non chiedergli di risolvere litigi e contrattare per il grano. Il maestro ha sprecato decenni in quel modo. Non poteva accadere anche a me. E così alla fine è toccato a me farlo. Eri tu l'uomo giusto. Sotto di me e i miei ideali, il villaggio non sarebbe durato un anno. L'ho lasciato per dedicarmi al mio lavoro e risparmiarvi le conseguenze. Sarò anche un idiota egoista. Ma ho fatto ciò che credevo giusto. Tu dovevi soltanto fare il tuo dovere. A costo di ridurre tutti alla fame? Basta. Non è il momento di litigare.
Finirete di darvele quando Dravosd sarà al sicuro. Va bene. Tanto ho già detto la mia. Già, anch'io. Scusa, Clive. Non avrei dovuto ficcare il naso. Siamo già abbastanza a corto di tempo. Però... dacci un momento, ti va? Devo schiarirmi le idee prima che una Kashyyyk provi a staccarmi la testa. Sei... pronto a partire, allora? Non possiamo perdere altro tempo. Hai ragione. Ma è meglio fare un'ultima chiacchierata con gli scout. Meglio non avere brutte sorprese, no? Ah, Blackthorn. Tu e Zoltan fareste meglio a rimanere all'interno... Akashic in movimento! Quanto sono vicini? Si vedono dalle mura e dalle miniere ne stanno arrivando anche altri. Ah, che stavo dicendo riguardo alle sorprese? Se restiamo all'aperto ci travolgeranno. Dobbiamo ritirarci dietro i cancelli. Buona idea. Andate dentro, ma tenete pronte le armi. Ricevuto. Sono pronto a lottare, se devo. Beh, speriamo che non serva. È il nostro lavoro. Quando gli scout sono dentro, ordina agli uomini di barricarvi. Niente ultime resistenze da eroi, chiaro? Evita di combattere, se puoi. August ha ragione. Ho visto come gli Akashic riducono le armature. La gente qui è forte e determinata, ma non ha l'equipaggiamento per affrontarli. Io vado lì fuori. Iniziate con i cancelli appena sono uscito. Vi farò guadagnare più tempo possibile. E se ti uccidono? Evacuate. Ma non ce ne sarà bisogno, ne sono certo. Spero che tu abbia ragione. Prenditi cura di Dravosd finché non torno. Ci penso io. E... fai vedere a quei cosi chi sei, va bene? D'accordo. Chi è il primo?
tutto qui. Pare di no. Non riuscirai a scappare. Ora, la domanda è... ne è rimasto qualcuno? Incredibile! Sei ancora tutto intero! Ne ho fatti fuori il più possibile. Il più possibile, dice? Direi tutti quanti, piuttosto. O quasi. O quasi? Sì, alcuni hanno cercato di superare il muro, ma ci abbiamo pensato noi, non preoccuparti. Bene. Sappiate però che ne arriveranno altri. Sì, è vero. Ma ci penseremo a tempo debito. Torniamo dentro. Sid, sei ancora più impavido di quello che si dice in giro. Hai fatto venire gli incubi a quei mostri Akashic. Quasi mi dispiaceva per quelle bestie. Ma più che altro ho provato gratitudine. Dravost sarà in debito con te. Temo solo di aver rinviato l'inevitabile.
Quel flusso di etere non se ne andrà. Il che vuol dire che ogni creatura vivente che capita in quelle miniere tornerà ad attaccarvi. E questo solo se il flusso resta lì. Se si espandesse, beh, il villaggio avrebbe i giorni contati. Può anche darsi, ma noi rimaniamo in ogni caso. Con i flussi di etere che nascono ovunque, un posto vale l'altro. Ma la cosa più importante è che è a casa nostra. Fortificheremo le mura settentrionali e faremo i turni di guardia notte e giorno. D'accordo. Allora vi daremo una mano a rafforzare le difese. Quanto a te, Blackthorn, è la seconda volta che aiuti Dravost quando ne ha bisogno. Quindi, grazie. Non avrei dovuto stare via così tanto. E non me ne sarei dovuto andare senza aver prima parlato con te. Puoi dirlo forte. Anche se dubito che ti sarei stato a sentire. Io ho sempre invidiato. Facevi sembrare sempre tutto facile, mentre per me non lo era affatto. Andandotene mi hai dato la scusa perfetta per odiarti. Da quel momento non ho mai smesso di chiedermi cosa sarebbe accaduto se fossi rimasto. Ma quel che hai detto prima era vero. Saresti stato la morte di questo posto. Finalmente siamo d'accordo su qualcosa. Speravo che alla fine avresti capito. Hai tenuto vivo questo villaggio. Vivo, sì. Forse anche ricco, ma Dravost non è più come un tempo. Il nostro lavoro era l'orgoglio della Dalmechia. Ora facciamo le stesse cose tutti i giorni. Perché è facile e fa guadagnare. L'arte del mestiere non conta più. Non manderei i miei figli in guerra con la robaccia che fanno molti nostri fabbri. Io mi sono fatto il culo per migliorare. Ho provato a dare l'esempio. Ma a nessuno importa. Gli apprendisti del castello hanno più passione dei fabbri che abbiamo al momento. Torna da noi, Blackthorn. Ricorda a Dravost come è fatto un vero mastro fabbro. Pur di lavorare insieme nella stessa forgia, sono anche disposto a usare il mantice. È una gentile offerta. Più di quanto mi meriti. E vorrei accettarla, ma sono necessario altrove. Alcune persone affidano la vita al mio acciaio e non posso certo deluderle. Capisco. Ma ciò non toglie che possa venirvi a trovare. Vediamo di riaccendere la passione per il mestiere qui al villaggio. Sarebbe bello. Però tu fai in modo che la prossima volta Snotty mi faccia passare. Conoscendolo, lo farebbe a prescindere. Blackthorn, il grande fabbro diventato fuorilegge, di nuovo nelle mie grazie. Non l'avrei mai immaginato. Direi che è andata molto bene, non credi? Meglio di quanto sperassi. Sid, ho qualcosa per te. Cosa sarebbe? L'incudine rotta. In segno di eterna gratitudine. Ma ho intenzione di farti un regalo ben più grande. I progetti di una certa spada sono stati tramandati dai capovillaggi per generazioni. Aspetta un attimo, Zoltan. C'è un motivo se da secoli nessuno forgia quella spada. Non c'è stato un fabbro all'altezza. Il tuo carbon fossile fa un acciaio notevole e ho imparato a eseguire un'affilatura che farebbe invidia a Odino. Ma le incisioni farebbero piangere qualsiasi gioielliere. E non sono soltanto decorative. Hai dimenticato il motivo che ti ha fatto tornare a Dravost? Un certo anello ti dice niente? Sapevo che non ti avrei mai superato con martello e pinze. Quindi mi sono dedicato a un altro tipo di lavoro. Io e te insieme non abbiamo nulla da invidiare ai migliori mastri artigiani che siano mai esistiti. Sai che ti dico? Forse hai ragione. Clive,
Non ti dispiace se Zoltan viene al rifugio, vero? È sempre il benvenuto. Basta che mantenga il segreto. Bene. Zoltan, prendi gli attrezzi. Abbiamo una leggenda da forgiare. Tornate da me. Non dirmi che abbiamo finito le noci, Peppio. Ah, eccolo qui. Stavamo giusto per iniziare con la spada che ti ho promesso. Sai, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il tuo aiuto. Ricordi, Camille? Per l'impugnatura useremo la pelle lavorata da lui. L'acciaio, invece, sarà temprato nel fuoco che brucia il carbon fossile che ti ha dato Zoltan. L'affilatura della lama sarà ottenuta grazie alla cote proveniente dalle isole. E il tocco finale sarà dato dalle incisioni del mio abile collega. Un lavoro di squadra guidato dal miglior fabbro al mondo. Su, via! Aspetta che sia finita prima di dire così, no? Bene. Quando vuoi, sono pronto. Allora diamo inizio all'opera. Che mi venga un colpo! Ci siamo riusciti! La leggendaria spada invincibile. Ragnarok. È davvero notevole. Sono certo che la tratterai bene. Grazie. A tutti e due. Quindi, adesso voi due siete gli artigiani più bravi del mondo? No. Abbiamo soltanto seguito le orme dei grandi dell'antichità. Ci vorrà ben altro per ritagliarci un posto nella storia. Ma accettiamo la sfida. Vieni. Una lista di materiali? Sulla via del ritorno da Dravost, io e Zoltan abbiamo parlato. Crediamo che con questi oggetti potremmo creare un'arma superiore perfino a Ragnarok, degna di un fuorilegge leggendario come te. Mi piacerebbe proprio vederla. Mi occuperò della lista. Speravo che lo dicessi. Una leggenda alla volta, va bene? Prima di iniziare con la prossima, chi ha voglia di brindare a un'amicizia ritrovata? Ottima idea. Non bevo più per scordarmi il passato. Finalmente ora ho qualcosa da festeggiare. Eccellente! Fate largo agli eredi di Vulcan! A cosa devo questo onore? Forgio qualcosa per te? Alla prossima. Non immaginavo che io e Zoltan ci saremmo parlati di nuovo. Figurarsi lavorare insieme. Beh, non sarebbe successo senza di te. Sei stato un vero amico, Clive. Il migliore. Faccio che devi, Clive.